Il corpo di una modella cocainomane, rampolla di una ricca famiglia, viene scoperto cadavere in una stradina di campagna, crocevia di Lucciole, a due passi dal lago di Garda e da Verona, storica città dove in arena ha inizio la stagione lirica. Unico indizio valido sul cadavere, il numero 38 inciso sul décolleté. Riservato e misterioso, George Bastian, giornalista freelance di moda, vive un'esistenza da routine quotidiana, fuggendo i ricordi di un passato doloroso. Ma in rapida successione, alcuni avvenimenti gli sconvolgono gli ultimi giorni di un afoso luglio. È possibile che i fatti siano collegati? Il nome di un prete e un giornalista, l'unico a non avere un alibi per la... Sicuramente non abbiamo a che fare con un santo e dobbiamo ancora scavare nel suo passato. Sembra avere un debole per le modelle, ballerine o indossatrici. Ma di che periodo stiamo parlando? Budapest, fine anni 70. A crederlo è soltanto Mattia Travolta, l'unico investigatore a seguire il caso. Inconsapevole, vede riannodarsi i fili sottili di un intrigo complesso e insidioso, ritrovandosi di fronte a due 007 che avevano operato nella Budapest di fine anni 70. No, pura curiosità. In fondo è pieno di casini. Hanno addirittura cominciato a chiedergli articoli su un futuro Papa dell'Est. La prego di capire, signor Bastian. In casi come questo è assolutamente indispensabile che la valigetta coi soldi resti bene in vista. Claude Baron, compagno d'infanzia al college, l'uomo che credeva di aver cancellato dalla sua mente una volta per tutte, continua nell'ombra a gestire il suo destino. E George lo attende all'epilogo finale.